Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Siamo con Nocciolina, però lo spettacolo è questo. Allora, mi chiedete spesso dove compro questi occhiali, chi li realizza, dove li posso trovare. Beh, sono loro. State lì perché andiamo direttamente da chi li produce, no, chi li ha inventati. Poi rimanete lì, guardatevi questa cosa perché è una mente superiore alla media. E poi ci vediamo per i saluti perché c'è una novità. Allora, lui è il papà di loro. Perché sei tu, vero, che li costruisci, li fai. Infatti, io non li faccio più. Allora non li fai più, basta. Costano troppo. Chi li vuole deve assolutamente pagarteli oro. Quanto pesano? Sì. Quanti anni hai? 87. Ecco. E sei tu che sei il mago che ha inventato questi occhiali? No, non ho inventato, insomma dai, qualcosa ho fatto. Qualcosa? Senti, il tuo colore preferito? Arancione, guarda. Ecco, appunto, non so se si notano gli occhiali. Ecco. È vero che ti sei sposato più volte in vita tua? Due volte. Sono rimasto vedovo. E poi è arrivata quella nuova. Maria, appena mi ha visto, mi ha preso subito. Va bene, senti, ma se uno volesse questi occhiali, come deve fare? Ce ne ho due paia soli. Due, punto, basta. Dopodiché vado da qualche amico e ce l'ha, me li faccio vedere. Infatti uno l'ha voluto, no? Io gliel'avevo venduta a 29 euro, me l'ha fatto pagare 45. Furbo l'amico, va che furbo che è. Perché li vendeva a 90. Ah beh, certo. Mi ha fatto un regalo. Certo. Vabbè. Va bene, basta, non ti diciamo nulla di più, basta. Buonasera, mi chiedo scusa per il disturbo, eh. Quando arrivo disturbo subito. Lei è Maria? Io Maria. Maria. Lei è la moglie, giusto che mi chiedevate. Mi stavi facendo vedere questi occhiali nuovi. Questi sono quelli nuovi, naturalmente questi erano uno blu, uno giallo, no. Io l'ho fatto per la bandiera dell'Ucraina, ecco, giusto. Perché sono contro la guerra. Mi sembra più che giusto. E questi sono. Si mette così, vedi. Senti, com'è che si chiama la società? Samsara. Una volta si chiamava Contidea, sì, adesso si chiama Samsara. Quindi se ti cercano ti trovano lì. Va bene, basta. No, ma lui non lo vuole il caffè. Non lo vuole. Io prendo un bicchiere d'acqua, Maria. Ah, sì. Ma vuoi fredda, calda? Indifferente, non ti preoccupare. Posso mettere bene? Però non messo male, cioè. Non è che uno metta tutti i giorni, Poi questi sono prototipi, Allora, questo è un prototipo che si chiama Tiramisù. Tiramisù, ok. Non nome così, messo così. Allora, il problema è molto semplice. Spesso succede che quando cominci a arrivare, diciamo così, un po' più avanti con l'età, hai il problema di metterti le mutande. Certo. E spesso succede che anche pigiama, o il pigiama o il pannolone, succede che non sai, perché poi sei, ci va per forza una persona che ti dà una mano. Così, e non sempre riesci, anche se c'è la persona che ti dà una mano, a infilare correttamente. Quindi, che succede? A posto? Okay. Questo è a posto. Poi si mette così. Lo metti per terra. Infili dentro così. Uno, due. Non capite. A quel punto lo riposi giù per terra e c'hai le mutande a posto. E poi lo tiri su. Esattamente si piega perché così occupa meno spazio. E fine del problema. E adesso andiamo a scoprire il suo laboratorio, che è sotto, adiacente al garage. State lì. No, ma guarda. Dammi. Ascolta, noi ho fatto un sistema nuovo, io non so se sì? Ti può interessare. Invece di avere il filino qui, vedi? Sì. Qui ho messo un pelino per bloccarlo, che a volte si rompono, più è un casino. Sì.
Sì, esce di qui. Ti, da, ah, sì, sì. Andrebbe bene uguale? Sì, sì. Allora te lo modifico, vai. Sì, sì. Poi guarda come tu devi fare per cambiare. Ma guarda che sono anche colorati, guarda. Guarda, tu fa così, vedi? Sì. Dai, è così. Sì. Che se no fa una figuruccia. Tu fai così. Per cambiarlo, eh? Sì. Sono fili dentro e tu tiri, tu ti aiuti un po'. Ah, certo. E tu tiri. Per levarlo, sì, basta tu faccia così, vedi? Ah, lo sfili. Sì, basta pigiarlo, lo tiravo troppo, comunque viene via. Vedi? Sì, sta uscendo, quello lì, sì, sì. Io lo tiravo, ecco. E tu lo levi. Ora io te le do. Allora te lo metto qui, va bene? Sì, sì, perfetto, grazie. Lo metto, faccio su. Ciao, Furia. Allora, avevo ragione a dirvi che era una mente superiore alla media. Beh, io ho visto che è lui direttamente che l'ha inventati, gli ho fatto una proposta. Adesso dovranno chiedere al produttore che realizza gli stampi. Gli ho chiesto di poterne comprare 50 a un prezzo. E vediamo se lui accetta. Saranno i primi gadget che troverete di liberamente in camper. Se non accetta il produttore, pazienza.